Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Jurassic World Evolution. Proseguiamo la nostra serie, allora mi avete dato un po' di consigli eventualmente su come proseguirla, mettendoci magari degli obiettivi, tipo costruire un parco con solo carnivori. Non lo so ragazzi, non lo so, adesso ci pensiamo, cioè più che altro ci penso, e poi vabbè, vediamo eventualmente un attimino come organizzarci. Allora, qua direi che stanno anche bene perché si stanno... dividendo molto bene, guardate dove è arrivato un brachiosauro, è arrivato addirittura qua, vabbè qua dice che non ha foresta perché nella zona in cui è lui ce n'è un po' poca, peraltro sì, potrei effettivamente magari mettergli qualche albero qua, così giusto anche per dare un po' di varietà in più, e ho aggiunto qualche torre, ho aggiunto una torre di osservazione qua, perché era un po' bassa, diciamo, nella valutazione del parco, la visibilità, adesso è salita al 37%, prima era addirittura sotto al 20%, credo, non ho capito se c'è un bug o se sbaglio io qualcosa con le girosfere, perché? Perché se io vado a vedere, no, questa è la viewing gallery, se io vado a vedere nel recinto qua dei ceratosauri, vado a vedere le girosfere, sono al massimo 1200 persone su 1200, hanno lo staff al massimo. Gli sto facendo fare il deluxe tour a 20 dollari, cioè che a noi costa 20 dollari e vendo a 38, e abbiamo appunto una stazione di girosfere che effettivamente funziona alla perfezione. Laddove io vado a posizionare, questo mi era successo anche in altre isole, laddove vado a posizionare, diciamo, un percorso decisamente più lungo che fanno le girosfere, ecco che pare non funzionino, perché vedete, ho zero persone. Ora, io non so se sia in realtà un bug del gioco quando andiamo a creare un percorso lungo, perché come vedete le persone ci sono e stanno anche utilizzando la stazione delle girosfere, perché infatti all'interno del parco continuano a girare comunque le girosfere, fare il loro percorso, vedete, eccone qua una, senza nessun tipo di problema. La stessa cosa mi succede in questa stazione qua delle girosfere. Ho provato, no, qua qualche persona in più me la dà, a me fissa 35 persone da un sacco di tempo. Ho provato anche a cambiargli prezzo, se gli cambio prezzo, vabbè, adesso mi va a 0, però vedete, mi resta sempre a 34, anche se io gli metto 0, cioè che regalo il giro, addirittura è sempre 34 persone. Quindi io credo che questa cosa sia secondo me un po' buggata, ora non so per quale motivo, perché appunto a prescindere dal prezzo che metto, a prescindere dalle cose che faccio, vedete che qua non cambia. E questo problema ho notato che me lo danno solo le stazioni delle girosfere che hanno un percorso particolarmente lungo, quindi non lo so, credo che sia, come detto, un bug. Eventualmente voi, se avete il gioco, avete fatto magari qualche prova, fatemi sapere, di modo che eventualmente, insomma, valutiamo e vediamo anche di capire questi problemucci, che sicuramente col prossimo aggiornamento saranno risolti, perché credo che gliel'abbiano segnalato già anche altre persone. Poi sto facendo, anzi è pronto in realtà, adesso poi lo vedremo, un Indominus Rex completamente modificato con una nuova skin, così vedremo anche quella, che mi andrà appunto a combattere con il nostro Indoraptor. L'Indoraptor, come sappiamo, ha già un rating decisamente alto, ma anche l'Indominus che ho creato ha un rating di partenza di 667, quindi se dovesse vincere l'Indominus gli butterà su il rating in una maniera veramente veramente esagerata. Qua hanno finito il cibo, quindi glielo andiamo a mettere. Guardate, anche il Mamenchisauro è arrivato fino a qua. Stanno girando bene o male tutto il parco piano piano, soprattutto gli erbivori lenti. Guardate come, dove mi sono finiti, un Brachiosauro è qua, un Apatosauro è arrivato qua. Vabbè, il comfort a zero per via, sì, del social e della popolazione troppo alta, perché probabilmente gli altri Apatosauro saranno invece qua, e quindi lui, sì, infatti uno è qua addirittura, vedete, quindi si sono un po' divisi. Però io ho messo l'impostazione che non attaccano, diciamo, i nostri recinti, perché sennò avete visto, ci attaccherebbero praticamente tutti. Prima però di vedere lo scontro
diciamo di oggi, io rilascio un altro Mutaburrasauro che avevo preparato, mi sembra già nello scorso gameplay, perché forse gliene mancava ancora uno per il discorso del social, quindi questo lo facciamo. E adesso andiamo a rilasciare anche i Zinzantosauri, che anche quelli mi sa che non li abbiamo mai visti ancora. Con questi dinosauri qua, più quelli che ho fatto nelle altre Ammon Creation Lab, vediamoci anche il Gigant Spinosauro, che anche questo credo di non averlo mai fatto, se non ricordo male. Adesso lo vediamo, molto bello comunque anche questo. No, mi pare di non averlo mai fatto effettivamente. Tipo uno stegosauro con queste due, mamma mia, protuberanze ossee sulla schiena, che sono qualcosa di spettacolare. Di questi qua ho fatto anche la coppia. In realtà, vabbè, lui di social ne vorrebbe di più, però faccio la coppia. Ho fatto anche un paio di Dracorex che non avevo fatto in questo parco, perché, come detto, mi piacerebbe, diciamo, come obiettivo per il momento mi sono messo quello di praticamente creare un parco con tutte le specie di dinosauri che ci sono appunto presenti in gioco. E con quelli che ho fatto qua dovrei averli fatto tutti, Ho fatto anche un paio di Edmondosauri, un paio di Maiasauri, che anche quelli non li avevamo. Vabbè, questi li abbiamo già visti, quindi li rilascio direttamente. Eccoli qua, ne abbiamo fatti 2 e 2. Vediamoci anche il Zinzantosauro, che anche questo non mi pare sinceramente di averlo mai fatto. Bellissimo anche questo. È tipo un parasauro con una cresta decisamente strana. Veramente molto bello anche questo qua. Bello bello, mamma mia. Bellissimo, bellissimo anche questo. Vediamo questo ad esempio com'è, come vuole un po' di social. Quanti compagni vuole? 4, vabbè, io gliene ho fatti 3, quindi si incazzerà un attimino. È vero che gliene posso anche fare un altro, non è che ci crea chissà quali problemi. E gli altri dovrei averli fatti tutti, ragazzi. In linea di massima dovrei averli fatti tutti. Qua li abbiamo rilasciati tutti. Ok, stiamo rilasciando i due Maiasaura, credo. Sì, ok, stiamo rilasciando loro due, perfetto. Qua abbiamo rilasciato anche loro. Potrei fare, cos'era, il Giga, che aveva bisogno, sì, di un altro paio di compagni. Quindi vabbè, anche a lui quasi quasi glieli farei, così almeno li teniamo un attimino più tranquilli, più che altro perché non so se poi mi vanno a combattere fra di loro o meno. Comunque qua ci sono anche delle altre mangiatoie dell'acqua, quindi possono anche andare lì volendo. Allora, abbiamo un po' di zone senza cibo, quindi mandiamo un po' di ranger in giro. Allora, facciamo questi, qua e questi. Intanto, e poi mandiamo un altro ranger team, perché ho riempito un po' dappertutto, ragazzi, quindi vado a riempire un po' le varie mangiatoie, se no rimaniamo senza cibo in giro. Ok, guarda, riempimi anche questo, perfetto. Mandiamo tutte e tre le macchine in giro a resaplare il tutto, e a questo punto, ragazzi, ci andiamo assolutamente a vedere l'Indominus e vediamo che cosa farà. Intanto ce la vediamo con la nuova skin. Vabbè, bellissima. Gli ho fatto quella in verde, la Forest, mi sembra. Bellissima con questa skin. Mamma mia. Mamma mia, che bestia. Che caspita di bestia, ragazzi. Porca miseria. Beh, anche l'Indominus comunque fa la sua porca figura, Mannaggia. Ok, questo vorrebbe anche. Ah, cavolo, però per lei la gabbia è piccola. Però vabbè, non mi dovrebbe comunque rompere il recinto. Già parte all'attacco, ragazzi. Già parte all'attacco. Sti due qua sono tremendi, è una roba veramente assurda. Ok, legnata. Però ricordiamoci che anche l'Indoraptor è completamente modificato. Già lo Health. Cioè l'Indominus è già con la vita bassa. Mi sa che l'Indoraptor è una bestia impressionante. Aia. Ragazzi, gli ho aumentato al massimo i parametri di attacco e di difesa, e mi sa che ha vinto l'Indoraptor. Ma non ci credo. Ragazzi, ma l'Indoraptor è una cosa allucinante. Cioè, mi ha steso un Indominus. Ragazzi, vi assicuro, avete visto il rating. Calcolate che costava tipo 12 milioni questo Indominus. E ve lo faccio vedere perché mi è rimasto, credo, in memoria quando cambiamo il genoma. L'Indominus, sì, 11 milioni. Cioè, guardate, aveva l'attacco a 210, la difesa a 92.
e upgradata, diciamo, al massimo. Ho cercato di mettergli parametri, diciamo, che gli alzassero di più l'attacco e la difesa in assoluto. E infatti, comunque, l'Indoraptor è meno forte a livello di numeri, perché di attacco l'Indominus ha 210, mentre lui ha 191. L'unica cosa è che l'Indoraptor ha molta, molta più difesa, perché ha 157 di difesa, mentre l'Indominus ne ha solo 92. Quindi, chiaramente, subisce molto, molto di più gli attacchi. Cavolo, però, non mi aspettavo che la buttasse giù in due colpi, sinceramente. Cioè, veramente, l'Indoraptor credo che non tema a questo punto rivali di nessun tipo. Posso provare con un T-Rex a questo punto, completamente modificato, ovviamente anche il T-Rex, ma dubito che abbia qualche speranza, ragazzi, a questo punto ne dubito fortemente. Proviamo a farlo alpino come skin, non mi ricordo se gliel'avevo già fatto. Allora, così dovrebbe essere già con il genoma al massimo. Vediamo così, ragazzi, vediamo se riusciamo a farlo. È un T-Rex da oltre 7 milioni di dollari. Secondo me non ce la farà mai e poi mai contro l'Indoraptor. Cioè, l'Indoraptor è una bestia assurda, veramente assurda. Quanto gli è salita la vita? Cioè, il rating 1482, mamma mia. Possiamo magari curarlo? Però no, non possiamo curarlo. Allora, intanto andiamo a rifornirgli di cibo, che direi è cosa buona e giusta. Allora, dai, forza T-Rex, 99%, ragazzi, siamo pronti a rilasciare il T-Rex. Vediamo un attimino che cosa succederà con un T-Rex. Mamma mia. Mamma mia, il T-Rex è tanta roba. T-Rex però è sempre tanta roba. Ok, vediamo come se la caverà il T-Rex con l'Indoraptor, anche se lo vedo malissimo. Anche per lui è molto piccola la gabbia, quindi spero che l'Indoraptor abbia la meglio anche sto giro, perché se no il T-Rex qua dentro non lo potrò tenere. Vabbè che tanto non mi dovrebbe sfondare nulla perché ho disabilitato l'opzione, però vediamo, vediamo. L'Indoraptor, ok, T-Rex, ti sei messo in pausa? Ok, si è inchiodato il T-Rex? Ah no, si è fissato lì a vedere l'Indoraptor. Aia! Ok, l'Indoraptor si è accorto del T-Rex. Aia! No, sì, vabbè, ciao, cioè un morso l'ha devastato. Un morso e l'ha devastato. Anche il T-Rex, però... non credo che ci riesca il T-Rex, sto giro mi sa che l'Indoraptor non credo che tema rivali, francamente. Aio, che legnata. Ciao, no, T-Rex è andato. Ragazzi, il T-Rex è andato. Ciao T-Rex, grazie della partecipazione, ma dire aio. Ok, l'Indoraptor quanto aveva? 71, cioè gli ha tolto veramente pochissimo di vita. E anche il T-Rex purtroppo ci ha abbandonato. Ok, l'Indoraptor quanto è arrivato di rating? 1745. Allora, mi avete anche detto, tra l'altro, di provare. Effettivamente vi piacerebbe provare, e lo andiamo a fare subito. Voglio provare a fare un brachiosauro e voglio capire l'Indoraptor che cosa fa con il brachiosauro, perché sinceramente mi piacerebbe capirla questa cosa. Perché sei schiattato? Ah, per l'età, ok, mi è morto un nodosauro. E vabbè, ovviamente ogni tanto qualche dinosauro a me schiatta. Che c'hai tu? Zinzantosaurus, che c'hai? Comfort, perché sei così basso? Ah, per la population. E vabbè, ci credo, c'è un bordello qua. Dai, cercate di scappare un po' da qualche altra parte, su. Siete assemblati tutti qua, cioè i torosauri, i trike da qua mi sono arrivati là sotto. Cavolo, anziché andare qua su che hanno cibo, hanno un po' tutto. Io provo magari a tirargli via anche questa parte qua di foresta che magari non vedono il cibo, non lo so. Proviamo a tirargliela via, tanto poi al massimo gliela possiamo sempre rimettere. Così gli lasciamo un po' più di spazio qua. Beh, tiriamola via anche da qua, almeno la torre vede qualcosa. Qua vediamo i ceratosauri, ok. Io proverei a mettergli anche un brachiosauro dentro insieme ai ceratosauri, ragazzi. Proviamo a fare anche questa, vediamo un po' come andrà questa prova. Ok,
Ok, allora facciamo anche un girettino con la Jeeps. Facciamo un girettino con la Jeep intanto che si finiscono di fare i brachiosauri. Allora, risappiamo questi. Siamo dai... Ok, vai, questi li faccio io, dai ceratosauri. Perfetto. Vai, ciao ragazzone, togliti. Dai, spostati un po'. Perfetto. Allora, andiamo di qua che... Ocio, ocio, scusi signora. Ok, vai. Permesso, permesso. Aprite, aprite. Aprite, Shuri. Vai, andiamo a farci un giretto con la nostra bella Jeep in mezzo a tutti i nuovi dinosauri che abbiamo fatto. Mamma mia, che spettacolo. Ma riesce ad andare nell'acqua alta? Sì. Sì, non è altissima. Ok, ci stiamo facendo il bagno praticamente, ma direi che va bene. Beh, visto dall'interno, il parco è uno spettacolo, eh. Cioè, andare dentro il parco con così tanti dinosauri è veramente qualcosa di spettacolare davvero, eh. Guardate qua i diplodoco, qua siamo nella parte bassa, diciamo, del parco. Ok, è schiattato un dinosauro, là perché c'è un trike o qualcosa del genere che corre? Spaventato dalla Jeep? Boh. Occhio ragazzi, corriamo, corriamo. Dai, dai, oh bravi. Con la Jeep riesco a farvi correre un po' meglio. Con la Jeep devo dire che... Intanto ne approfitto ragazzi e resaplo un po' di roba. Vi potete spostare, grazie. Grazie ragazzi, grazie. Permesso, permesso, dai, anche voi. Andate un po' in giro, su, non potete star tutti qua, dai. Oh bravi. Dai, dai, tiratevi via, su. Oh, lo stego che mi insegue. C'ho uno stego che mi insegue. Olè. Guarda, qua c'è una girosfera. Ma posso andare contro le girosfere? Curiosità mia. No, mi inchioda da solo. Ok. No, mi frena da sola la Jeep, praticamente. Va bene. Ok. Qua ci sono i trike. Chissà se riesco a farli andare un po' più in su. Trike? Trike? No, non si sposta. Se mi fai passare, grazie. Qua c'è un Gallimimus che c'è... Ah no, era un Dracorex, ok. Qua per il momento non è ancora arrivato nessuno, purtroppo. Però, vabbè, noi ci siamo fatti il nostro bel giretto. Qua avevo fatto ovviamente altri cancelli per poter passare comodamente anche di qua. Allora, vediamo un attimino quanto... Oh, 97%. Dai, dai che sono curioso di vedere il Brachiosauro che cosa farà. Anzi, l'Indoraptor più che altro che cosa farà al povero Brachiosauro. Ok, vai, rilasciamo il Brachio con, tra l'altro, appunto, la nuova skin. Guardate che bello anche così. Bello veramente il Brachio così. Non so sinceramente se l'Indoraptor lo va a attaccare oppure no. Questo francamente è una cosa che proprio non ne ho la più pallida idea. Lui, vabbè, la gabbia non gli andrà bene mai, ma neanche a pregare. Allora, vediamo un attimino, ma ne dubito fortemente. Non so cosa farà l'Indoraptor. Lo sta guardando male, effettivamente. Ma no, sembra che lo voglia andare ad attaccare, però. Sì, ma l'Indoraptor contro il Brachio. Ok, che sei un Indoraptor, ma è un po' grandino per te, no? Cosa vuole fare? Ok, non so quali siano le sue intenzioni. Però non sembra che lo vada ad attaccare, effettivamente. Mi sa che il Brachio è un po' troppo grande per lui. Io non credo che lo attacchi. Lasciamolo un attimo qua e vediamo. Poi al massimo lo sposto e lo metto qua. Credo che invece i ceratosauri sì, lo attacchino decisamente. Credo che i ceratosauri lo attaccheranno di sicuro, perché sono già molto molto più grossi. No, qua sembra che non si attacchino. Sembra che non gli dica nulla il Brachiosauro all'Indoraptor e viceversa. Vediamo un po'. No, però se non l'ha attaccato fino adesso è perché non l'attacca. Quindi qua io direi di addormentarlo e lo portiamo di là insieme agli altri. Ok, i ceratosauri hanno visto, credo, il Brachio. Non so cosa faranno. Oh, questo arriva sparato. Guardate anche che bello questo con questa skin. Spettacolare. Non so se lo andranno ad attaccare effettivamente.
che forse attaccano magari quelli più piccoli. Magari l'Indoraptor, se già metto un Diplodoco, può essere che lo attacchi, perché il Diplodoco comunque è decisamente più piccolo. Proviamo a incubare anche un Diplodoco e vediamo se lo attacca o meno. Allora, intanto questo lo trasportiamo e iniziamo a metterlo qua, va? Così almeno. Oh, finalmente stanno andando i dinosauri. Ah, meno male. Un Parasaurolophus addirittura è arrivato fino a qua. Ah, miseria. Chi è che è morto? Ah, no, il Brachiosaurus. Guardate che carogna! Ma io non ci voglio credere. Cioè, l'ha ucciso quando era addormentato. Ma sei un grandissimo bastardo, sei. Cioè, avete capito? Finché era sveglio, ragazzi, finché era sveglio, non ci ha pensato neanche lontanamente ad attaccarlo. Come l'ho addormentato, è andato subito ad attaccarlo. Che balordo! Ma anche loro non lo attaccano. Ero convinto che lo attaccassero. E invece no. E invece anche loro non gli fanno nulla. Secondo me, potrebbe essere con un Diplodoco. E Brachiosauro adesso non lo so se mi attaccano anche lui mentre dorme. Sta cosa non la sapevo, che potessero attaccare anche i dinosauri addormentati. Francamente, non la sapevo questa cosa. Quantomeno non ci ho mai fatto caso. E quindi cerchiamo di essere veloci a portare via lui, perché sennò mi sa che farà anche lui una bruttissima fine. Ok? Non so se i ceratosauri facciano la stessa cosa o meno. Questo francamente non lo so. Ok, si è addormentato malissimo, però occhio, perché c'è già un ceratosauro che arriva. Veloce, veloce. Mi sa di sì, eh. Mi sa Aia. Vabbè, ma siete proprio carogne, eh. A parte che gli basta un morso per seccarlo. Sì, lo seccano nel momento in cui lo addormentiamo. Che carognacce che sono. Porcaccia Eva, ragazzi, non pensavo, eh. Non pensavo minimamente. Vabbè. Allora, andiamo a risaplare anche un attimo questi. Perfetto. Non pensavo, ragazzi, non pensavo. Ho scoperto una cosa nuova. Ho scoperto una cosa che francamente, francamente non sapevo. Vediamo poi cosa succede col Diplodoco a sto punto. E magari faremo altre prove di questo tipo. Io adesso, vabbè, con l'Indoraptor, sinceramente non so. Perché posso anche mettere qualcuno nei commenti. Mi aveva forse detto di provare a mettere qualche erbivoro contro i carnivori. Quindi qualche torosauro. Però farlo con l'Indoraptor non lo so che senso può avere. Perché credo che l'Indoraptor uccida comunque chiunque a prescindere. Perché ha un valore di difesa talmente alto che non lo so, secondo me non ha veramente rivali, sinceramente, l'Indoraptor. Quindi, tra l'altro, mi ha ucciso anche il Brachio, quindi si è arrivato a 1827 di rating, cioè una roba bestiale. Magari possiamo fare qualche prova, facciamo magari, non so, tre torosauri qua, magari facciamo una prova con i ceratosauri e vediamo un po' come andrà. E poi vedremo anche in prossimo gameplay a sto punto come si comporterà l'Indoraptor appunto con il Diplodoco, o con magari facciamo un Apatosauro, non so, qualche altro erbivoro comunque di grandi dimensioni, per vedere appunto come se la cava. Aia, mi è schiattato un Ceratosauro purtroppo. Sì, di età, e sì, effettivamente è già un bel po' che li ho fatti, Oh, quindi aiuto, che mi sa capiranno. che tra un po' mi schiatteranno anche gli altri. Vabbè, al massimo proviamo anche qualche altro, magari facciamo l'Allosauro e vediamo l'Allosauro come se la cava, visto che l'abbiamo visto giusto 5 secondi l'altra volta nel recinto dell'Indoraptor, ma anche lui ha fatto una bruttissima fine. Quindi, ragazzi, io vi invito come sempre, mi raccomando, a lasciare un sacco di like. Condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Se vi va, ragazzi, seguitemi anche su Instagram, lo trovate qua sotto in descrizione. Detto questo, vi saluto, noi ci rivediamo al prossimo gameplay. Ciao belli!